amico di Ricola da tanti anni, che fatto, diciamo, posso vantarmi, diciamo, di averlo scoperto quasi, nel senso che ho fatto un suo primo corto a 21 anni, ho letto le sue sceneggiature, le sue scritte, ho capito il talento che aveva, ti ho presentato il primo produttore che era Piccioni, che gli ha fatto subito un contratto, per cui di errore di questo, insomma, siamo arrivati amici nel tempo. E una decina di anni fa, in un momento in cui non avevamo molte cose da fare, non lavoravo, in un momento urgente, uno c'ha delle pause, siamo visti a casa mia con Tonino Zangaro, che non c'è più fra di noi, se n'è andato un anno fa, purtroppo, e siamo messi a scrivere delle storie cattive, erano tre episodi, cattive condotte. E poi naturalmente uno prende, lavora, fa teatro, fa il tournée, fa un film, ancora lavora, Zangaro mi ama. Siamo un po' persi, insomma, nel senso che quella cosa è rimasta lì da sempre. E qualche anno dopo, rassettando, ogni tanto uno fa pulizia delle cose che scartoffi che trova a casa, cazzo, fammi vedere questa cosa. E ho ripetuto questi tre episodi, ho trovato uno più bello dell'altro, specialmente questo episodio, secondo me potrebbe essere un film, non un episodio. Allora, in casca mia ho chiamato Nicola, che mi ha fatto un prezzo buono, l'ho pagato, intanto il resto lo prenderà se faremo il film, che ha fatto una sceneggiatura meravigliosa, un mese. Poi, tra l'altro, l'ultimo anno ho chiesto di scrivere un'altra cosa, ma non me l'ha scritta più perché talmente operato il lavoro, allora l'ho preso con il tempo e dopo ci trovo Nicola, già si riesce a catturare. Sembra che abbia 8 mani, 6 computer. Non sa che tanti resti. Insomma, e questo, per fare questo film, ci abbiamo messo tantissimi anni, 3-4 anni, eravamo lì per farlo ogni volta e poi la cosa cadeva, per cui momenti di grande entusiasmo, momenti di speranza, momenti di grande delusione, di amarezza, di sofferenza. C'è gente che soffre veramente, fra virgolette, sofferenza, perché poi noi siamo stati fortunati in un mestiere meraviglioso che mi ha dato molto, che continua a darmi molto, per cui non abbiamo diritto di soffrire. Uno sta male un giorno, che crede in qualcosa, insomma, anche nell'amore, l'amore con una donna non piace, ci sta insieme, non si lascia, è normale. Però finalmente abbiamo fatto 4 settimane, ma un piccolo gioiello, solo che i film vanno distribuiti, ecco. E abbiamo avuto la buona distribuzione, la Vision, grande distribuzione. Hanno visto il film, vogliamo difenderlo questo film, a per carità, ma non ho fatto un cazzo, niente, un manifesto, un trailer, niente. Ci hanno messo un cinema con 100 copie, siamo usciti con 40 copie, in cinema allucinante, luce cinema, cioè, ma se tu non sai dove che c'è il film, come fai ad andarci? Io ho fatto una produzione ieri sera, entusiasta, la gente tutti in piedi, applaudire, insomma, un mostro, è veramente incredibile. Allora, hai toccato tutte le braccia, quindi è capitato alla Vision, sono state cose strategiche, diciamo il film è stato Vision e non Vision. Tocchiamola, però hai ragione. Prima di sentire Sara, però Alessandro, capitano. A me fa un po' di polemica, e vorrei sapere perché ho 72 anni portati alla grande, ho fatto di tutto, mi sono dato e sdato. Non ho ancora vinto questo premio, Ava, come si chiama? Ma è perché l'hanno vinto tutti, ragazzi. Non voglio prendere mai più. Va bene, lo so. Fare che fai col benissimo fa, ma è possibile? Come se fosse un desaparecido. Ho dato la mia vita per questo lavoro, ho fatto cose meravigliose, e ancora non mi hanno fatto fare neanche un master. Lo fanno fare a casa. Ma lasciamo stare. Cioè, è vergognoso, veramente. Io non lo devo dire perché se no Simone fa sempre zitto, fa sempre buono, fa sempre contento, schizzo, no invece dico, capito? Non me lo più, no? Non mi interessa, la mia vita, e io come se non mi considerassero. È pazzesco, ho visto questo libretto che date di 10 anni di vita, non esisto. Sei venuto altre volte. Io fantasma. Va bene, l'ho detta così,
io parlo da Dio, quindi è una persona che stimo profondamente, è grande, non so che fare così, però bisogna stare nell'establishment, bisogna stare ricarico, bisogna stare tutti, guarda, è così. Ok. Okay.